fiume puoi nuotare, scivolando tra le dune, danzo attorno alle colline, rendo quel che avrò. Il deserto si dilata. Il Po ha una portata media, misurata ovviamente alla sezione di chiusura Ferrara, di 1500 metri cubi secondo, e il prelievo complessivo per vari usi ammonta a 1800 metri cubi secondo, che significa che c'è un prelievo inammissibile di acqua di ottima qualità che ha tempi di ricambio lunghissimi, dell'ordine di secoli. Dell'ordine di secoli. Dell'ordine di secoli. Il ruolo dell'educazione ambientale è certamente importante ed è quello di capacità di incidere sul sistema complessivo della formazione. Oggi, per affrontare un problema come quello della ricostruzione ambientale ed ecologica del fiume, c'è bisogno di una ventaglio di competenze che la scuola presente, che il nostro sistema scolastico non è in grado di formare, di preparare, di sostenere. Parlare di educazione ambientale al Parco del Taro è parlare di molte cose. Sicuramente in questi 10 anni in cui abbiamo cominciato a lavorare prima col mondo delle scuole e poi anche tentando di coinvolgere gli adulti in contesti come quello del parco, che è abbastanza difficile perché è un ambito fluviale in una zona molto antropizzata, molto ricca economicamente, dove le risorse che sono le risorse naturali del fiume, gli spazi, l'acqua e la ghiaia sono comunque anche risorse di grande valore economico. Quindi questi punti di vista differenti spesso creano conflitti e questi conflitti sono per noi comunque una materia invece in cui vogliamo sviluppare relazioni più significative, più virtuose, cercando di sollecitare proprio nel mondo degli adulti questa maggiore comprensione. Operiamo con le scuole materne, con cui facciamo soprattutto giochi di animazione, e anche con le scuole superiori, con l'università, in cui invece abbiamo un approccio molto differente. In questo caso proponiamo proprio un coinvolgimento diretto nelle azioni concrete che noi sviluppiamo. Insegnare a capire qual è il limite oltre il quale non si può andare, per, ripeto, conservare una risorsa che è importante per la continuità dello sviluppo nostro, anche in termini sociali, economici, culturali. Creando situazioni come Agende 21, per esempio, in cui riusciamo a mettere a confronto le aspettative, cercando anche quelle soluzioni di buona gestione sulle quali crediamo che si possa veramente far leva. Educazione ambientale significa abituare i giovani a guardare in modo sistemico al tema di una nuova politica e di nuove strategie per sostenere prospettive di sviluppo legate alla conservazione della diversità di questo ambiente. La natura costituisce anche una condizione per sollecitare proprio il formarsi di un'attenzione maggiore rispetto anche alla qualità della vita. Ok, ci siamo. Quando vuole. Vado? Sì. Le politiche ambientali
hanno bisogno di regole, hanno bisogno di incentivi per i virtuosi e disincentivi per coloro che inquinano. Le politiche ambientali però hanno bisogno soprattutto di consapevolezza e di partecipazione. Con la conoscenza, l'educazione è possibile ottenere risultati straordinari, ad esempio risparmiare energia, risparmiare acqua, differenziare la raccolta dei rifiuti. Ecco perché noi abbiamo puntato molto su questa strategia di Agenda 21 dell'educazione ambientale che si è diffusa in questi 10 anni in tutto il territorio regionale. È cresciuta la consapevolezza, tant'è che molto spesso accade che nelle famiglie sono i più giovani che hanno magari partecipato a una delle iniziative di cui parliamo in questo video a imporre, a chiedere ai genitori di assumere comportamenti virtuosi nella differenziazione, nella raccolta dei rifiuti o nel risparmio d'acqua oppure nel risparmio di energia elettrica. Ecco perché crediamo molto in questa strategia e la vogliamo sviluppare anche negli anni a venire.